Le voci allarmate e concitate dei cittadini di Casamicciola, che subito avevano compreso le proporzioni dell'immane tragedia davanti ai loro occhi. Sono stati diffusi gli audio delle prime segnalazioni al 112 della frana sull'Isola Verde. Qui è un ragazzo che chiama dalla zona del Rarone, via Celario, bloccato in casa e senza corrente. C'è stata una frana grossa proprio a fianco casa mia. Io non posso uscire di casa, ho bloccato, ma da quello che vedo si è portato macchine dalla direzione, si è portato due case. La corrente a casa mi si è staccata, perché probabilmente si sarà portato il filo elettrico che passava nella terra. Vabbè, uscite se vi sentite in pericolo, uscite non fuori. Non possiamo uscire, perché l'unica via per uscire è stata, mo ci sta il letto della frana. Cioè, secondo me sta chiamata, voi ne avrete parecchie, perché ti assicuro, non avete idea di che è successo. Vabbè, adesso mandiamo qualcuno a vedere. Ma le ondate di fango e detriti sono state più di una. Stavolta a telefonare ai carabinieri è una donna che chiama da un'abitazione nei pressi di Piazza Bagni. Siamo da Corso Garibaldi, da Corso sopra il supermercato, c'è di nuovo la frana. Sopra il supermercato dove, signora? Qui a Piazza Bagni, dove c'è il supermercato. Vabbè, adesso mandiamo qualcuno a vedere. Sì, dove stai il supermercato, dovete chiamare i pompieri, di nuovo tutto alla casa.